Questo andrà ripreso magari anche in tema di servizio o anche di approfondimento perché è molto interessante. Andiamo a chiudere allora la nostra sintesi della prima prova del campionato di Serie A, ricordando che la successiva sarà a Desio, con Alicata Terranova alle clavette. E come notate, Fano non ha la straniera, ma devo dire che ha presentato tre ginnaste che sono di interesse nazionale, quindi che stanno nella squadra nazionale individualista, che sia senior che sia junior. Quindi diciamolo, non ha bisogno della straniera. Viola Tian, Martina Licata Terranova, Valeria Schiavi, Camilla Bini formano appunto la formazione di Fano. Intanto per quanto riguarda la prima prova del campionato, vittoria dell'Euroginnica davanti alla Raffaello Motto e poi ginnastica ritmica nervianese, poi la Fenice Udinese Brixia Ardor, Lazio Ginnastica Pogna Ginnastica Ritmica Romana e Ginnastica Moderna Legnano. In Serie 1 anticipiamo che Fano ha vinto questa prima prova con 146 e 50 davanti alla Ginnastica Virtus, terzo posto per Fabriano, poi via via Petrarca, Armonia d'Abruzzo, Ginnastica Pavese, Ginnastica San Giorgio, Comense, Pietro Mica, La Marmora. Direi che Isabella, anche se è un post mondiale ed è appunto una prima prova, assolutamente un livello. Una magnifica gara, sì, Sì. hai ragione. Hai parlato prima della condizione della Maximenko e volevo anche da te, proprio in chiusura, Isabella, una valutazione invece sull'italiana che ti ha maggiormente convinto, che ti ha maggiormente quotato 25-225 per Alicata Terranova. Guarda, io è questa che stiamo vedendo, perché Martina, che è una ginnasta assolutamente con delle